Voi fate simpatici, ma io voglio aprire una polemica. Sì. Polemica, non è stato assegnato un rigore al Napoli. Io non sto dicendo che c'era, ma che è identico alla dinamica di quello di Lautaro Martinez, per il quale non si è andato neanche al VAR. Identico, padre, lo siamo già detto in chat, no? Padre, perdonalo. Padre. No, è l'uniformità. No, però Fabio, identico. Tu sei il mio maestro. Tu sei il mio maestro, veramente. Però io ma Iole, ma come uguale? La palla la... Che è una questione. No, fammi finire, però Fabio, ti prego. È una questione. Ma vai a prendere quello di ieri che ce lo guardiamo. Non è una questione di darlo o non darlo, perché se lo dai ieri, poi lo devi dare anche oggi. Allora, quando gli arbitri si decideranno a dire i criteri di valutazione, soprattutto a eliminare la troppa soggettività con il VAR, ci sarà sicuramente una polemica inferiore, ma nel momento in cui tu ti affidi al VAR, ti devi affidare anche ad un regolamento che no, su YouTube, testi ma... e che tenga in considerazione anche queste dinamiche. Allora a questo punto togli il VAR, lasci la soggettività dell'arbitro e allora è tutto diverso. Ma nel momento in cui c'è un VAR e c'è un protocollo, non puoi darlo ieri e non darlo oggi. Cioè, si rischia veramente di farsi ridere dietro e questa è la cosa brutta, capisci? Ah, scusate, io non mi ricordo ieri. No, un secondo. Chiedo scusa un attimo che voglio ringraziare Anonymous che ha giftato 10 abbonamenti. Grazie mille. Fammi grande. Grazie mille Anonymous. No, un attimo. Vorrei dedicare ad Anonymous, che io mi sono distratto un attimo. Sì, ma puoi guardare senza dire niente, basta. Solo negli occhi, come hai guardato me con quell'occhio lì. Ok. A buon intenditore, ma non c'è la possibilità di vedere anche rigore. Arriva. Grazie Anonymous perché ci paghi i vizi. Allora, vogliamo... io dico, secondo me il rigore di oggi non c'è perché Rui Patricio prende il pallone e il pallone si sposta. Se mi fate vedere bene quello di ieri. Guarda Marco. Guarda quello di ieri, Marco, veramente. Guarda, ci sono due cose. Allora, ci sono tre elementi. Ce l'hai, Manfa? Sì. La velocità dell'azione dell'attaccante, la direzione della palla e la perpendicolarità del portiere rispetto all'orizzonte. Aspetta, Fabio, lo faccio vedere così poi ne parliamo. Non sono confrontato. Guarda, è uguale. Ma come è uguale? Ma Manfa, tu vuoi mettere il peperoncino? Scusate, perché l'avete tolto? Ma come identico? Ma la palla, no, aspetta Maggio, facciamo ordine. Quello di ieri che vi faccio rivedere, vediamo dove va la palla. L'arbitro ha fischiato il fuorigioco. Ok, poi non è no, raga, non parliamoci tutti insieme. Magari c'è qualcuno che non ha visto bene, ve lo ripeto. Allora, questo l'arbitro dà prima il rigore, poi gli dicono che è fuori gioco il guardaline, quindi non dà più rigore. Al VAR gli dicono non è fuori gioco, quindi lui ridà il rigore e Lautaro Martinez segna. Oggi invece quello della Roma che abbiamo visto dà il rigore dal campo, il VAR dice vienilo a guardare che forse non è rigore, lui lo va a guardare e lo toglie. Ok, allora chiedo, mi dovete dire, chiedo, aspetta un attimo Marco, identici due zone. Chiedo un attimo a un moderatore, ragazzi, se può fare un pool, era rigore o non era rigore? Arbi, se lo puoi fare tu o Eric, uno dei due. No, però aspetta, scusami, la domanda è sbagliata, perché noi non stiamo dicendo che era rigore. Cioè, se tu allora, come la facciamo la domanda? La dica lei. Se sono uguali gli episodi? Se il rigore, se l'episodio di Roma-Napoli è uguale... Allora, lo faccio io. Ok. Allora, gli episodi sono diversi, perché... Nel caso di Roma-Napoli, l'arbitro fischia un rigore, decreta un calcio di rigore, commettendo un errore. Quindi il VAR lo richiama e gli dice guarda Irradi che forse stai sbagliando, vieni a vedere, poi decidi tu. In quest'altro caso non commette un errore, perché il rigore c'è, perché il portiere il pallone qua non lo tocca. No, qua lo sfiora, ragazzi, il pallone, non... qua lo sfiora. Ma invece lì lo sposta nettamente. E quindi cioè, è rigore in base alla percentuale di palla che colpisce?
ma no al fatto che il giocatore possa essere più o meno spossessato del controllo. Guarda qui come sposta completamente il pallone Rui Patricio. Il pallone va verticale e poi pim, ragazzi, rispondete al pool, votate intanto. Per me è uguale, tranne che lo prende un po' di meno, però non mi sembra una discriminante, no, la porzione, allora, di palla che si tocca. Sennò, eh sì, perché se tu il pallone lo sfiori ma non lo sposti dall'opportunità dell'attaccante di giocarlo, è chiaro che poi eventualmente commetti fallo. Ma se tu col tuo intervento togli completamente il pallone dalla disponibilità dell'avversario, è chiaro che quello non è fallo. Non lo so, io, Marco, mi posso sbagliare, ma non credo che nel regolamento sia influente se quanto l'attaccante può giocare o meno il pallone. Un fallo è sempre fallo, o la palla sta lì o sta dall'altra comunque parte. Comunque avete fatto un pool di merda, vi voglio bene, modo, però dovete scrivere siano uguali sì o no. Vabbè, Manfred, tu giustamente qui intanto si fa capire quanto non sia in giornata Smalling, perché si fa fare il numero da dove grazie lei in maniera imbarazzante in area di rigore. Però secondo me questo non è rigore e quello di ieri era rigore. E fortunatamente la tecnologia in questi casi ha aiutato. Io mi riservo non che non mi fidi dell'opinione di Marco, anzi, però mi riservo veramente di capire anche domani, parlando con qualche ex arbitro, facendo anche altre live, di capirci qualcosa in più. Perché è vera questa circostanza della giocabilità del pallone. Però io non capisco, ripeto, come sia giocabile quel pallone di Fiorentina-Inter, perché io non ce l'abbiamo giocabile. Episodio è solamente l'entità del tocco del portiere. Ecco, Marco, ve lo faccio guardare. Che la palla rimanga così giocabile, francamente. Ve la faccio guardare in grandezza. A parte che non c'è mai un'inquadratura talmente larga. Non vedi? So se tu riesci a va trovarlo. Sulla palla. Cioè, dov'è giocabile questa palla? Non sai come schizza, non sai dove va, come fai a capirlo? Questa inquadratura non è però, cioè, qui io rimango del mio parere. Secondo me in questo caso no, ma capisci sbagliato. Che in talmente non è nel caso. Cioè secondo non me so non se sono lo trovi, non sono la inquadratura larga. No, ma qui si vede che lo tocca il pallone, poi lo tocca di meno di Rui Patricio, sono d'accordo. Lo tocca in maniera non decisiva, in maniera non netta, non evidente, però non lo sposta. Non puoi dire, Marco, se non hai l'immagine totale, capito? Vabbè. Se tu vedi l'immagine totale, ti rendi conto che la palla schizza in egual modo, quindi che cos'è? Che lo tocca di più Rui Patricio allora non è rigore. Ecco l'immagine totale. Qui c'è. Guarda come schizza. Cioè, non mi sembra che sia ancora nel raggio dell'attaccante. Ma ragazzi, allora guardate come va veloce. Scusate, ma qui c'è un'azione in cui c'è un Dombélé che in maniera scaltra e capace vince anche fortunosamente un rimpallo, e poi dopo il rimpallo la palla va verso il portiere e lui cerca di ritornare in controllo dell'azione. Il portiere esce come uscì Giulio Cesar su Boateng, quando Caressa dice: se questo è rigore togliamo i portieri, perché va netto sulla palla, l'azione la decide il portiere. Che è rigore, Fabio, però il discorso è diverso, è l'uniformità di giudizio, non uno è rigore e l'altro no. Cioè, non può essere uniforme perché sono due cose diverse. Cioè, un'azione veloce, una molto simili, per questo mi riservo anche di cambiare. No, ma io domani se mi fanno vedere altri replay, ma io quando vedo se Marco mi parla di giocabilità del pallone, io li vedo schizzare entrambi i palloni. Cioè, quindi non capisco. No, ma sono come simili, io sono simili, però c'è una differenza di rapidità, di controllo di chi ha in mano e detta l'agenda dell'azione, e poi c'è un'uscita che è nettamente diversa e c'è una direzione del pallone, come diceva Marco. Io sposo quello che dice Marco in toto, perché c'è una direzione verticale nell'azione di Lautaro e la palla rimane verticale, e invece Rui Patricio fa un'uscita e prende la palla e la palla va in orizzontale. Fine. Paradossalmente la palla di sicuramente vedi che noi ne stiamo parlando ancora, e basterebbe un'intervista all'arbitro a fine partita. Ma quello sì, cioè, ma ne per logica attenzione. Perché abbiamo la novità. Hashtag campionato falsato. Campionato falsato. Grazie, buoni classe. C'è la novità di cui ti ho parlato. Ma lei scovata lì.
Io sono già innamorato, maestro, le dico la verità. Signori e signori, direttamente da Napoli, la scommessa di OCV Sport, The Real Cines. Hai bisogno, veramente, la tua onestà, il tuo fair play veramente ti precede, quindi complimenti. Tra l'altro anche io ho deciso di collegarmi da una cucina solo per imitarti. E ma no, questo è scandalosa, Yolanda. Di solito dai ristoranti ti sempre dai ristoranti. Siamo pronti, parlavo subito Andrea, siamo pronti? Sì, chiudo la chat, allora. Prego. Anzi, vado? Lascio. Prego. Vada. Intanto rinnovo i complimenti al Napoli perché fa una partita importante a livello difensivo. È vero che la Roma costruisce poco e niente, ma è anche il Napoli che non ti permette di costruire niente. La Roma sotto il piano offensivo, della costruzione offensiva, è imbarazzante, più stare di un uomo senza palle. La Roma lì davanti a 66.000 tifosi che sono lì per te, non contando chi è anche a casa, no? Perché magari non ha le possibilità di poterci andare, tu non ti puoi permettere di avere una reazione dopo il gol inesistente, totalmente inesistente. Non la boccio su tutti i fronti, perché non concedere nulla al Napoli, quindi fa una grandissima prova difensiva. Bene anche il duo di destra, Mancini-Kasdorp, che annullano praticamente Kvaratskhelia. Comunque sia lì bene, però non ti puoi ridurre, va bene difensivamente, va bene tutto quello che vuoi, blocchi il Napoli, annulli il Napoli, però non ti puoi ridurre al secondo tempo neanche a fare un accenno, un miserabile accenno, mannaggia la madò, di un tiro in porta. Capito qual è il discorso? Poi viene risolto questo match bloccato, viene risolto da una prodezza balistica di Osimhen che fa un Eurogol. Quindi, però ripeto, il Napoli anche al 90esimo, anche al 95esimo aveva più gamba, più corsa, più fiato rispetto alla Roma, e già lì vuol dire tanto. Quindi complimenti al Napoli, che se continua così, realmente, nonostante la mia frustrazione, incazzatura e rosore di culo, possono giocarsi veramente insieme a Milan Inter questo scudetto finale. Sì, però adesso... No, un attimo, scusate. Buonasera a tutti. No, con l'asso in mano, no, Manfred. Ma questo è... Come questo lo sapesse, è... nella carta napoletana, questo è l'asso. No! Buonasera a tutti. Beh, vabbè, posso dire ste capolavoro di Shalibun che entra di diritto. La domanda è: ma li devo mangiare oppure devo stare tranquillo? No, abbiamo già mangiato. Li devo mangiare. A febbre ce la te. Dopo il gol di Osimhen. Non parlare. Non avete fatto nulla. Tanto attrizzere nella telecamera, perché sembra che sto a parlare sul letto del figlio. Hai ragione, scusami. Ecco, tanto inquadrare, poi stai zitto, non parlare, quello lo puoi dire a qualche amico tuo. Io ho fatto i complimenti. Se tu sentivi l'apertura dell'analisi che ho fatto, io ho fatto non rosicare. Non sto rosicando, io ti ho salutato, e ti ho chiesto buonasera. Tu sei partito subito. E non avete fatto tu sei partito subito con spirito sbagliato. Perché io ti ho salutato, ho detto buonasera. Ho fatto un'analisi e ti stavo facendo i però devi accettare lo sfottò, perché siamo più forti. Io accetto, ma infatti non ho preso a parole qualcuno, l'ho preso sì. Perché se capitavo l'avrei fatto con me, però ricordati che domenica scorsa li hai lasciati con vediamo tre palloni, io me lo ricordo, ci vediamo domenica. Ma scusa Andrea, io dico l'utilità, io me lo ricordo. Io Manfredi in trasmissione. Poi vediamo se venite a vincere a Roma. Me lo ricordo. Ma che tu hai la grappa, Manfredi? Guarda, chiediamo alla chat. Occhio! Se chiedi la chat, te danno del pagliaccio. Hai visto la partita Catamma Magnata? Vi abbiamo mangiati. Hai segnato su una protezza e basta. Abbiamo dominato la partita. Di pallo pure del rigore. Quanti tiri in porta hai fatto? Il rigore c'era. No, vallo a vedere.
Vallo a vedere. No, dai, così veramente sei troppo. Sono d'accordo con mio padre. Sono d'accordo. Parli Franco, parli con uno sportivissimo che se c'era non te l'avevano dato, ma non è mai rigore, Fra, non è mai rigore. No, no, anche per me sono d'accordo, non è rigore. Però ti dico una cosa, noi ci abbiamo dato una promessa, chi vinceva lo sfottò ci deve stare. E me lo so più io, Fra, io me lo so. E devi ammettere che il Napoli è più forte. Ma perché? Ma cosa ho detto? Ammettilo! Doppia munizione. Ah, quello sì, quello sì. Doppia munizione. Un minuto. Smalling. Guarda che se andiamo a vedere i falli pure lo bot che ha menato, tu orte l'altro spezza, tu capire lo bot che è un problema che guarda proprio il particolare. Il calcio di Smalling qui a Osimhen là è secondo giallo. Ma se non ha dato quello allo bot che è entrato a martello che spezza quello. Uno, sì, ma il secondo. E il primo? Il primo quale? È il primo tempo che è entrato a martello. Ma io non mi attacco agli episodi, ripeto. La mia analisi è questo. In una partita bloccatissima, dove realmente fanno due fasi difensive enormi. Lascia perdere che a Roma è più sterile di Roma senza palle. Lì davanti, veramente, bravo il Napoli a concedere. La Roma ci ha messo tanto del suo perché veramente non ha concluso un cazzo. Però il Napoli è stato in partita, è stato in squadra al 95esimo, voleva ancora più da Roma, ancora di più. Quindi fondamentalmente non ti sto dicendo che il Napoli ha rubato un qualcosa, il Napoli è più forte, questo è chiaro. Bravo, e se continua così, per me, tifoso della Roma, dico onestamente, come l'ho detto, che il futuro del Napoli può essere rosso e si può combattere lo scudetto col Milan e con l'Inter. Vabbè, è finita Tarallucci e Vino. Fatemi anche sta cosa qua. Scusa, non credo. Come metti con questo? Sì. Ma chi è? Oddio. Ma che è successo? Ma perché Augusto? Non ho capito. No, non lo so, ma io sono stato catapultato in questa situazione. Buonasera Augusto. Andata male, me sa. Di sicuro non può essere andata bene, ho perso una serie. A naso è andata male. Ma che tana? Com'è andata con Chalet Boom? Beh, è entrato con un asso di coppa in mano. È giusto prenderlo. So, lo scherzo va bene così. Il problema è resistere, per come sono fatto io come tifoso a caldo, resistere troppo. A te, appena ha segnato Osimhen, ti è arrivato un messaggio del conducente che faceva. Per favore, ma no, niente. Ah, ho capito i messaggi che manda il pesce per conto. Un secondo però, perché ho una sorpresa anche per voi ragazzi, perché oggi siete in testa alla classifica, ma dovete rispondere a una persona, lo scontro che si attendeva. Io sto ancora aspettando una risposta e basta, però. Aspetta, però mi dovete. Poi mutare. Buonasera. Fammi parlare che stiamo primo posto, stiamo a parlare lui e non tu. Che ieri già hai rubato una partita. E non mi fa nervoso. Aia! Non mi fa nervoso. Di Marco! Io avevo dimenticato di dirti quando voi aspettavate Dybala. Tu che ti hai fatto afferrare? Fammi capire. È arrivato Dybala all'Inter. Fammi capire. Bremer. A chi aspettavi tu? Ah, non sento. Muto. Posso mettere 26 secondi, puoi mutarmi un attimo. Ma tu vai trovando Sentiamo un secondo, prego. Cosa discorso? Però devi mutarli perché sono fastidiosi. Vai. Muto tu. Allora, vediamo di sentire la posizione, quella che era, insomma, la posizione di guarda pure la tua posizione ad agosto che aspettavi Dybala. Guarda pure la tua. Siamo questo cappotto gol. Anzi, un pigiama, ci sbagliato.
No, non siamo, cioè, giunto il valore passato solo, non siamo più una società seria. Sì, non finendo, non Napoli, cioè, sta finendo. Il mio punto sta di finendo. No, Shane, lo vuole vendere, lo vuole vendere. Ma come? È veramente cretino. Io ho fatto la fammi rispondere. No, la ci rispondono io, ma tu dopo che se ne sono andati tutti quei giocatori. Ma che cazzo dovevamo dire? Ma fammi capire. Che dovevamo dire? A Di Maro stavamo con la prima vera. Un attimo, un attimo. Avevamo tutto tutti. Tu lo sai, Pancio, cosa? Pancio, tu lo sai che se rispondo alle offese diventano piccoli così, perché me li mangio. Ah, rimaniamo un attimo. Turaccio, questi turaccioli in balia della corretta. Tu lo sai che se io apro la bocca... Cosa sono i turaccioli? Non li trovo, no. Se io rispondo alle offese, e rispetto... Io se rispondo alle offese, è l'Inter, un attimo, ragazzi. Io non rispondo... Io parlo di calcio e non risponderò mai alle offese, ma se rispondessi... Una alla volta. Ok, no, rimaniamo nella parte sportiva, ovviamente, ragazzi. Sportivo. Preso anche oggi tre insulti e non ho detto niente. No, beh, Fabio, ma è un cretino scherzoso, dai. E io sono tutto... Mamma mia, un attimo di tranquillità, per favore, per favore. Questo spettacolo, The Real Ocinese, deve ancora dire la sua, vi voglio far notare che ci sarà il boom della serata. Ma chi è questo? Una mia nuova scoperta. È uno che capisce più di voi, secondo me. Ci sente? Preso. No, raga, ma vai. Il barbiere voglio no, sapere. Però posso dire... No, però posso prego dire Giorgio, prego Giorgio. Giorgio, ci senti? Vai. Sì, ora sì. Ah, a posto. Giorgio, non aver paura, intervieni quando vuoi, che qua siamo un po' tutti dei... diciamo così, dei cani. Aspetta, tu quest'estate cosa ne pensate del mercato del Napoli? No, l'abbiamo capito. Fate rispondere un attimo a Yolanda. Sì, vogliamo sentire Yolanda. Vogliamo sentire Yolanda. Prego, Iole. Raga, io vi dico la verità, io ho provato a farvi ragionare quest'estate. Anche nelle live vi dicevo, attenzione, abbiate fiducia nel lavoro che stanno facendo. Brava. Non a caso adesso, poi dopo vi dirò qualcosa di mercato, però devo anche spezzare una lancia a favore di Shalebum, perché... essendo tifosi, il tifoso per eccellenza non va a guardare né i numeri né il mercato che verrà, guarda il presente, si arrabbia ed è umorale. Non è il ruolo del tifoso quello di calmarsi. Assolutamente, Yolanda. È il ruolo dell'addetto ai lavori. Ma nessuno lo mette in dubbio, però secondo me... Hai ascoltato Fabio? Però secondo ma me... Ma perché c'hai il borsello? Stai uscendo? Ma perché sei marsupiato? Ma stai uscendo? Ma per stai a casa, appoggialo, no? Ho capito, ma sarà anche del Napoli. No, ma sto aspettando quell'altro romanista. Ma perché siete tutti col borsello? Ma dove dovete... Siete in transito. Un attimo. No, posso dire una cosa però a favore di Fabio? Un attimo. Prego, perché... Augusto. Sarebbe la prima, Augusto. No, la perché... prima. No, perché ho sentito Shalebum che diceva hanno rubato una partita... Il Napoli non mi sembra una squadra di quelle che quest'anno si possa lamentare degli arbitraggi, quindi io fossi voi... No, però, cioè, dire all'Inter Carpato... E potreste dire che il rosso a Di Marco c'era, questo... Un rigore su Caraschella con a Cremona che lo sfiora e la gomitata di Mario Rui passata in cavalleria. Vincerà 10-0 quella partita. Perdonami, e Lazzari non è rigore allora, Lazzari con Mario Rui. Ecco quello dove arriviamo, attenzione. Quello va bene. Sta rosicando. Io non sto rosicando, però bisogna essere onesti quando bisogna guardare le partite. La differenza è che voi non la mettete, noi sì. Che cosa? Busi. Ma che cosa? Perché quello di Scaduto è quello di Caraschella è rigore e quello su Lazzari non è rigore. In base a quale criterio? Che uno è del Napoli e uno è contro il Napoli, questo è l'unico criterio ammissibile. Dimmi in base a quale criterio la Lazio sia più forte del Napoli. No, non mi hai detto questa cosa. Tu hai parlato di rubare le partite. Io ritengo. Noi a Roma non abbiamo rubato niente. Ah, il rigore non c'era quindi su Lazzari. No. E quello su Caraschella c'è. Guarda che perdi di credibilità facendo così. Perdi di credibilità, perché così parli estremamente da tifoso. Estremamente da tifoso. Sei poco credibile in quello che dici. Perché se uno c'ha un metro... Ma possiamo andare a vedere sulla Lazio stasera? Ma ti stai appellando su un episodio di due mesi fa. Perseguitato. Buonasera a tutti. Beh, l'anno scorso sono stato solo veramente contro il mondo, questo
è la verità. Oggi come sempre, tra l'altro. Ma sì, va bene, mi hanno chiamato tutti, intervento, è bene, questo è il giochetto, sono il giullare, io intervengo... No, noi ti chiamiamo sempre. No, infatti no, ma veramente non sono serio, io intervengo quando mi fanno parlare le persone sempre, no, quando eravamo a mare adesso mi usano per... Io non cambio. Andiamo sulla partita. Andiamo sulla partita. No, io adesso, siccome mi sono imparato... Mi sono imparato non l'italiano, tra l'altro. No, vabbè, professore. Sì. No, è professore. No, silenzio, che si è scritto una cosa. Prego. No, ho imparato. È professore. Sì, sì, vi metto la nota a non parlare più con le mie opinioni. Sono tanto ho capito che parlo con quello che dice Mourinho. Ci capisci un cazzo. Per favore. Ciccione, a tre televisioni. Per favore, ragazzi, nel frattempo. Ho pagato la bet e adesso faccio la nuova, grazie mille, 77 abbonamenti, adesso la faccio da 90. Vediamo se ci arriviamo. Prego. Allora, no, è una lettera? È una lettera? Bagno, no, ho dei dati. Accompagnare. No, un secondo. Un secondo, prego. Bellico. No, ma date breve. No. Allora, è passato 17, vabbè, Augusto, tanto non ti rispondo, non dire che puoi continuare a creare la lo mutiamo, lo mutiamo. La lettera di Camelio, prego. No, allora, tanto sono passati 16-17 mesi e qui sentivo dire l'anno scorso è il primo anno, qui abbiamo continuato, siamo totalmente peggiorati. La Roma non solo non fa un tiro in porta, non fa proprio un tiro. Quindi la Roma oggi a un certo punto io sentivo i commenti e dico "Ma quelli giallorossi è la Roma o il Lecce?" Perché dopo un certo punto no! Ma dove è Lecce? Ha fatto più tiri contro il Napoli. No, il Bologna ha fatto più tiri. Poi a un certo punto sono andato a vedere la formazione del Napoli, dico, ma forse il Napoli o lo spalle. Poi ho visto che c'era Jesus, colui che noi abbiamo messo come settimo difensore centrale. La Roma lo faceva giocare Cristante centrale. Poi c'era Meret che era stato cacciato via dal Napoli, Lozano, Olivera e Ndombele che la Roma non ha voluto quest'anno. E poi c'era la gara Spalletti-Mourinho, che è tutta a favore di Mourinho. All'Olimpico 65.000 spettatori, un clima, ragazzi, la Roma non fa un tiro in porta, se fosse un altro allenatore, ma qui sarebbero stati presi dei provvedimenti, qui non c'è il coraggio di dire nulla. E poi anche i giocatori male, anche i giocatori male, cioè Harry sta dicendo che un allenatore qualunque anche per noi. Sarebbe stato quasi in discussione, no, sta dicendo Mourinho se ne deve andare da Roma, le parole sono chiare. No, dico, si può fare io penso che la valenza di questo uomo quando fa questi discorsi qui, che io rispetto, voglio bene un amico, sia pare allo zero spaccato, sapete perché? Che rispetto. Perché è facile parlare quando ci sono situazioni anomale, portare avanti argomentazioni ormai da una vita e mezzo. Però io ricordo al signor Camelio, vorrei sapere dal signor Camelio il 25 maggio dove cazzo stavi, ti hai rifatto il tè e i biscotti e sei andato a dormire presto e non sei venuto a festeggiare, quindi non hai esultato. Azzarola. No, ma non stiamo parlando. E non puoi metterti solo nei panni di criticare, Enrico. Se venivi a festeggiare, allora sei nei panni di portare avanti anche queste tesi. Perché ma non si può uscire fuori solo quando bisogna tirare in merda. Stefano, a me che mi dici che io critico Mourinho oggi, stai dicendo una cosa che non ho detto, è dall'anno scorso che manca arrivare da settembre, dal 26 settembre che ha cominciato. Ma tu sai perché? Sai perché? Perché quando adesso lo possiamo dire 30. E tu io lui sa Stefano benissimo e non facciamo i nomi, io parlo con due giocatori che non calcio che non sono più alla Roma. Che sono andati via dalla disperazione perché la Roma non lavorava tatticamente, ma è talmente palese questa cosa, quindi a me non mi cambia nulla, non è che io vado in giro con lo Stefano alla conferenza, che me ne frega. Il mio discorso è capito, ma tu non fai tanto vero che Mourinho Stefano mi vuole in conferenza stampa, quindi lui lo sa che gli rompo. Azzo, cosa ride Ciccione? Cosa ride? Mette in dubbio le parole di Camelio? No, ma è ufficiale, non è che non è chiacchiera. Il discorso è semplice. Tu pensa, Stefano, fai una cosa gustosa. Stefano, tu pensa, tu vai a fare conferenze stampa su Sarri, manco te conosce, pensa come sei messo male. Ma bene, ma perdonami, a me non devono conoscere me perché io non conto niente. Come no? Io faccio le mie domande, faccio quello che è, cerco di far conoscere quelle che sono le cose. A me non mi interessa che mi conoscono i allenatori. Io non ho mai criticato Mourinho, penso è un scherzo. No, io che ne so, io mi sono già espresso in maniera abbastanza
diciamo anche netta su Mourinho, quindi da questo punto di vista non ti posso che dar atto che hai una visione simile alla mia, non del tutto uguale, però simile. Allora, questa è in questo momento la classifica. Rimaniamo sulla partita, rimaniamo sulla partita. Mi sa che abbiamo interrotto Yolanda, Sciale, sentiamo tutti, anche Mazzocchi che gli abbiamo chiesto solo del rigore. E facciamo i complimenti a questo Napoli, perché Sciale non si è preso neanche Yolanda, i complimenti ragazzi. Napoli da solo in testa, 29 punti. Meritatamente. Io dico una cosa, io con una squadra che ha una società che ragiona, fa i progetti, non si mette i debiti, è una squadra che gioca l'attacco, io lo scudetto lo perdo volentieri. Guarda, non neanche sono dispiaciuto di perdere lo scudetto contro questa squadra. Ti do anche due notizie. La prima è che molti parlano di Lobotka, io l'ho ripreso anche su Twitter e su insomma altre live che ho fatto. Ricordatevi che in molti dicono deve firmare, non deve firmare. Lobotka ha già firmato fino al 2027 2,5 milioni di ingaggio, ve lo dico già. Firmato, non è vero, ha già firmato fino al 2027 2,5 milioni di ingaggio più bonus. E poi l'altra notizia riguarda Kvaratskhelia, perché è un altro giocatore di cui hanno parlato tantissimo nelle ultime settimane, questo incontro con gli agenti di Kvara. In realtà l'incontro già c'è stato ed è ripianificato a... Iole, prova a uscire e rientrare. Iole prova a uscire e rientrare, perché ti vai a scatti. Adesso non potevamo chiedere anche la connessione. Va bene. Allora... No, sentiamo un attimo il parere Enzo. Voi come l'avete visto? Avete fatto la reaction? Ci avete creduto dall'inizio o a un certo punto si è messa male? Perché io pensavo che finisse 0-0 quando ha sbagliato il gol Osimhen. Se vedi TikTok che abbiamo fatto da stamattina, abbiamo sempre parlato che il Napoli vinceva a Roma, l'abbiamo sempre detto che il Napoli è più forte, sì. Ce l'ha dimostrato stasera, essendo una squadra, come ho detto l'altra volta, c'ha tutti i giocatori nei ruoli, anche in banchina, e ha fatto una scelta a Spalletti che siamo rimasti a bocca, mettendo Gaetano, che Gaetano ha detto ma che devo entrare io, esatto. Cioè, non ce l'aspettavamo, sostituzioni oggi perfette. Ma poi è entrato anche bene, chef. Però c'è da dire che non è stato ovviamente un Napoli bellissimo rispetto alle altre partite, anche perché la Roma ha preparato una partita difensiva. Ma dai raga, ma c'è una categoria di differenza tra queste due squadre oggi in campo, cioè sono state due squadre di una categoria diversa. Ma guarda, ci sono poche parole, semplicemente come ha detto anche Azzo, il Napoli è più forte. E lo ha dimostrato anche oggi vincendo meritatamente. Ma chi, ragazzi, ma Kim, ma che partita fa Kim? Non l'aveva indovinato. Ma che mostro è Kim, ragazzi? Secondo me tra Kim e Osimhen, uno dei migliori in campo sono stato loro. Kim e Osimhen. Mamma mia. Scusami, Manfredi, ti posso fare una domanda? Ma tu tra Kim e oggi e Jesus e Smalling e Ibanez, chi ti prendi? Cioè, non a inizio anno, Smalling e Ibanez. Ma no, ma Smalling sta a fare un campionatone, lascia perdere oggi, ma sta ragazzi, ma adesso tutte pippe vuoi oggi fare, oggi a Roma a livello difensivo fa una signor partita, ma che cosa? Mi ha concesso niente, Anna, che vuoi dire? No, io parlo sull'episodio del gol, Smalling. Allora, oggi Smalling in difficoltà con... ha perso KO con Osimhen. Osimhen l'ha mandato, esatto. L'ha massacrato. Però c'ha ragione, io non l'ho visto così male. C'ha ragione Camelio. Tu a inizio anno chi vuoi avere se sei un allenatore? È Kim e Juan Jesus o Smalling? Chiedo un modo, potete fare un pull per favore su questo? Questa, che la straordinarietà del Napoli Kim, sta nel fatto che Jesus, oggi il Napoli ha 29 punti. E nessuno di noi, nemmeno il tifoso più accanito, avrebbe pensato a fine agosto, a metà agosto, a inizio campionato, che questo sarebbe stato possibile. Bravo Mario. Perché il Napoli si era venduto tutto l'asse storico, con dei giocatori che di fatto nessuno conosceva, no? Per cui nessuno avrebbe visto il Napoli. Io ti ringrazio di questa cosa, ma ero un matto quando la dico, se lo sono ascoltati tutti. Sto dicendo che Luciano Spalletti sta facendo un lavoro mostruoso e io mi auguro per lui, che sta molto antipatico ad alcuni tifosi romanisti per la seconda gestione della Roma, mi auguro per lui
che possa vincere lo scudetto, perché il lavoro che sta facendo con una squadra di quasi sconosciuti per molti ad oggi è un lavoro straordinario, e come sta dominando anche a livello europeo è eccezionale. Quindi secondo me chapeau a Spalletti. Viole, deve reggere, perché poi arriveranno tempi difficili, perché tempi difficili in una stagione come questa arriveranno. Certo, però certo, ragazzi, arriveranno. Allora, questo è un tema, questo è un tema sia deve reggere che il contratto di Kvaratskhelia, che adesso ce lo dice Iole, però nel frattempo sono usciti i gol, ci guardiamo i gol e poi rispondiamo insieme a queste due domande. Vai, guardiamoci la partita. 10 vittorie consecutive tra Serie e Champions, il Napoli vola in Italia e in Europa. Ah, ve la metto, ve la metto. Ma la sentite? Scoglio duro da superare. Sì. Dalla Roma e la sua stratega Mourinho, di cui Spalletti non si fida. Atmosfera bellissima all'Olimpico. Zelinski prova a giocare in posizione più avanzata, a trasformare quello del Napoli in un 4-2-3-1. Eccolo Zelinski, prova il lato sinistro. Rui Patricio si allunga. Buona conclusione del centrocampista polacco, ma nessun problema per Rui Patricio. Superata, ecco, per me oggi Zelinski non tra i migliori. A livello, secondo me, Spalletti l'aveva studiata. Io l'unico che salvo della Roma è Camara, capitano della Roma. Kvaratskhelia 1-2, può partire Olivera. Kvaratskhelia rimane a terra, si prosegue per il vantaggio. Oh, ma Olivera, ragazzi, devastante. Finalmente avete trovato uno al posto di Mario Rui. Che prova a imitare sembra. Però due o tre volte Zaniolo l'ha messo in difficoltà. Zelinski può caricare il sinistro. Zelinski al limite, palla dentro. Dobbelé, l'uscita di Rui Patricio. Hai due possibilità tattiche diverse. No, calcio di rigore. Sì, certo. Sembra pulito l'intervento di Rui Patricio. No, il rigore non c'era questo. Non, è calcio di... non c'è il rigore, non c'è. No. Mancini. Non c'è. Rischia, pallone addosso a Zelinski. Lozano. Ma come c'è? Lozano, sono a tiro, Lozano. È lo chef di Gubbio. Ma come lo chef di Gubbio? Chef di Gubbio. Ma come lo chef di Gubbio? C'è lo chef di Gubbio, Franco. Lo chef di Gubbio. No, allora, perché a Gubbio è successa una cosa... Allora, finiamo un attimo. Perché non sei lo chef di quella serata, no, lì. Non ho sentito Camelio. L'hai fatto tu la crudite. Camelio dire che il Napoli è più forte della Roma, della Lazio, dell'Inter, del Milan. No, per me non è più forte, l'ha valorizzato i calciatori Spalletti, non è più forte il Napoli. Oh, non ti si vedono solo gli occhiali nerazzurri. Vai dentro la telecamera, se no sei venuto. Però ragazzi, occhio, io voglio dire, occhio a questo signore qua che fa sorcio vicino a me, che sta zitto. Ah, lo che sciscione. Oggi secondo me sorride. Lo sta prendendo. No, ragazzi, perché vogliamo metterlo tra le candidate allo scudetto. L'autorevolezza con cui la Lazio vince a Bergamo è da grande squadra. Adesso ci arriviamo, adesso ci arriviamo. Finiamo gli highlights e ci arriviamo. Poteva calciare meglio. Pull partito, ragazzi, per i ruoli difensivi che diceva Enrico prima. Votate. Ah no, pull finito. Arriva Di Lorenzo, zona tiro. Va al cross di Lorenzo a cercare Zelinski, sponda al volo, ci prova Elmas, deviazione, palla in calcio d'angolo. Poi c'è un'occasione clamorosa che capita all'unico al quale non doveva capitare. Sì. Questa qua. Con Jesus, si vede come la parrocchia. Lo attacca Olivera, Zaniolo all'ingresso in area di rigore dal fondo, Zaniolo pallina in mezzo, sfugge il pallone alla portiere Pellegrini, il però bravissimo Zielinski indietro, arriva Camara da Zielinski. Attenzione a Napoli che parte con un ottimo Camara, adesso c'è Osimhen, Camara bravo, cerca Osimhen, il pallone passa Osimhen in area di rigore, Osimhen parte il tiro, pallone sporcato di Patrizio e messo in calcio d'angolo, tiro di collo. Bam. Sì, ma qui c'aveva poco specchio, qui guarda il Smalling, pallone passa Osimhen, il tiro, rete Osimhen, dopo l'vantaggio a 35 del secondo tempo, il destro vincente del centravanti del Napoli, bella col difensore addosso, che gol. No, ma questo era in anticipo, cioè ha fatto un grandissimo gol contro uno Smalling che per me oggi era un po' in confusione. Marco, ma era anche imparabile quel tiro? Era imparabile? Sì, penso di sì, è un gran gol. No, ma penso, non so se era imparabile. Smalling ha avuto difficoltà perché comunque stare 70 minuti dietro a Osimhen corre e ma l'ha massacrato, l'ha vinto per capo tecnico. Giorgio, cosa hai fatto al gol? Giorgio, cosa hai fatto? Muto.
Appunto. Però Giorgio è una figurina, non parla mai. La Roma ha giocato per vincere o per pareggiare. No, effettivamente non c'è highlights nozione della Roma, praticamente tolto quella lì dove poi fa l'intervento Zielinski. Non c'è neanche nelle statistiche. La Roma non ha fatto un tiro in porta. Io mi rendo conto di quanto possa essere deluso il tifoso romanista, come dice Asso, dice sai, c'è 65.000 persone lì allo stadio, fammi vedere qualche cosa in più. Io ho capito che tu ti senti inferiore a Napoli, perché sei inferiore a Napoli, hai paura di Napoli. Napoli è una squadra che ha dominato, ha fatto 6 gol ad Amsterdam. Insomma, è chiaro che è una squadra che fa paura. Però il tifoso della Roma vuole vedere il Napoli, quando è venuta a San Siro, è vero che si è messa un po' più difensiva perché comunque aveva paura del Milan a San Siro, però cioè, comunque aveva, nel difendersi aveva possibilità di contrattaccare, cioè la Roma non ne aveva, cioè, no, la Roma questa... non si è data proprio questa, la Roma non si è data questa possibilità. Io non ho mai visto, ma è normale, salire insieme Karsdorp, Marco, ma è normale? No, secondo me no, secondo me no, ma l'ho detto prima che tu intervenissi, sì, ma con gli strappi. Sì, cercava un episodio, cioè Mourinho dice, ha detto volevo vincere questa partita come la voleva vincere Spalletti, con un episodio. Il problema è che la Roma gli episodi non l'ha mai cercati, esatto. Mentre Napoli li ha cercati e poi alla fine vince meritatamente, non c'è dubbio. Poi poteva finire 0-0, perché è una prodezza che la risolve, però se stai poi 90 minuti in una metà campo, succede che prendi gol. Attenzione perché Mourinho si è espresso. Adesso io non l'ho sentita, leggo solo i titoli. Ha vinto la squadra che non meritava. No, allora ve lo dico io perché l'ho ascoltato. Ha detto che non meritava la vittoria. Ha detto che non meritava la vittoria. L'ha detto alla fine, però, Marco. Ha fatto un discorso alla Mourinho, cioè nel senso che dice e non dice. Ha fatto un discorso un po' più ampio. Ha detto prima, ha detto che Lozano era quello che si butta a terra facendo finta di non ricordarsi il nome. E poi ha fatto tutto un giro dicendo prima il Napoli ha meritato di vincere. All'inizio proprio del discorso, Marco, se ti ricordi, lui ha detto proprio il Napoli, vabbè, ha vinto. Arrivo, alla fine poi ha rinnegato questa sua affermazione dicendo però poi alla fine non meritava. Cioè l'ha detto e non l'ha detto, quindi ha fatto i soliti discorsi un po' alla Mourinho che ai giornalisti... Allora ho il virgolettato. Vai Sciale, vai. Vedo Enrico Camelio completamente distrutto. Poi ha detto Paolo e non parlo dell'arbitro. Se ti prendi allora ho il virgolettato, mi dispiace. No, la serata di Camelio. Ti si vede in viso. Ma anche se... No, mi sa che non lo conoscete. No. Ma secondo me tutto tranne che triste. La verità, caro amico, ti scrivo che questi nomi che ho fatto prima anche voi li volevate tenere con la squadra, e oggi erano titolari questi 6 giocatori che ho nominato, capito? Quindi purtroppo qui a Roma Mourinho ha rincoglionito l'ambiente. Ecco Camel, aspetta, leggiamoci le parole che ha detto. Mi dispiace guardare lo sforzo notevole dei miei, perché quando accumuliamo partite andiamo in difficoltà. Complimenti a loro che però sono riusciti a vincere senza meritare. Scusami, abbiamo... hai sentito con i complimenti. Non è così però, alla fine ha detto un virgolettato. No, però non è così, forse ha detto in conferenza stampa questo, però. Ok, scusate. Abbiamo offerto una prestazione sufficiente per non perdere la partita. Quindi dice: abbiamo giocato per lo 0-0. Tanti gialli siamo rimasti in difficoltà. Dopo è diventata più difficile anche per la stanchezza. In panchina avevamo poche soluzioni. Karsdorp ha giocato titolare sorpresa, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, ha detto che Karsdorp non doveva giocare perché Zalewski è stato male all'ultimo minuto. Comunque ha giocato bene Karsdorp oggi. Chi faceva gol vinceva. Ma fine partita avete visto che ha fatto? Aspetta che conclude alla fine. Il Rati ha sbagliato perché Lozano ha aggredito uno dei miei. Parlando a Dazon aveva detto che il Rati era un buon arbitro, tutto il suo discorso. Scusate, ma avete visto che ha fatto Manfred, se vuoi ce l'abbiamo, te la metto, aspetta. Vai. No, Karsdorp a fine partita, esatto. Cosa assurda, oh.
Ma guarda che già è stata chiarita, non c'è, il rosso non l'ha preso Kasdorp. E chi l'ha preso? Ma il rosso l'ha preso un esponente della panchina per proteste, pensava che era Kasdorp, pensava che era per lui, allora si è attaccato, ma l'arbitro non ha preso provvedimenti disciplinari con Kasdorp perché non c'entrava niente, rosso è per un componente della panchina. Raga, c'ho le parole, aspetta un attimo che così non travisiamo. Se può fare, però non è in condizione la testa a testa. Un attimo, dura un minuto. Kasdorp non è in condizione di giocare 90 minuti. Per darti un'idea dello suo sforzo per farlo all'intervallo, non si è potuto sedere perché se si sede il ginocchio si blocca subito, si gonfia subito. È rimasto lì 10 minuti. Ma che è? Pensionato. Che? Piede. Per darti da gusto, comunque sei pesante. Io sono pesante. Sempre a criticare la Roma. Un attimo. No, vabbè, ma insomma, Augusto. Mi sembra una cazzata questa che uno non se lo vede in Serie A. Perché Augusto, che succede dalle due partite? Vista la Lazio oggi e la Roma oggi, che succede dalle due partite? Vabbè, ma quella è una partita che esula dai contenuti tecnici. Quindi aspetta che adesso ci andiamo e arriva anche Carlo e Rocca. Non me ci tiri dentro sta cosa. No, però sulle parole di Mourinho non so chi ha da dire qualcosa, non so. C'è niente. Dai, raga, niente da commentare. Ha dimenticato un po' Mourinho, dai. Smalling c'era il rosso su Smalling. Ha dimenticato di dirlo. Doppio per giallo, me è il tipico Mourinho che ha preparato la gara difendendosi. Brava. Giusto, perché comunque vai a rispettare l'avversario. Però raga, adesso no, però il aspetta, Lecce, il problema è quello che li imputano molti tifosi e che ha giocato anche con le altre squadre inferiore, ha sempre giocato così più o meno. No, ma non è solo quello. Tant'è vero che ha 13 gol fatti, quella che ne ha fatti di meno delle prime. Beh, il dato dei gol fatti della Roma è imbarazzante. È veramente imbarazzante. 13 gol è veramente un dato. Comunque, il dottor Marco Mazzocchi è montato totalmente sul carro di Camelio, ma io sono contento. Che carro è? Qual è il carro di Camelio? Beh, insomma, quello che stai facendo un po' di critica alla Roma, al Mourinho, ai dati statistici, io sono, cioè, senso, meno male, io non conosco Carri, io constato le situazioni, constato che nella partita di oggi, ma l'ho detto, il Napoli ha dominato una partita che Mourinho voleva pareggiare 0-0. Quindi, ma come di oggi? Asso. Cioè, stiamo a fare un processo alle intenzioni per una partita che si è sbloccata per un Eurogol di Osimhen, dove se le squadre hanno difeso benissimo, spettacolarità pari allo zero, però ripeto, Napoli si è attestato più però forte. Però Asso, posso dire una cosa? Fatelo finire. Allora, o dicono gli esperti del calcio, non va bene, o dico io, non va bene, o dice Mazzocchi, va bene, il Napoli si è difeso, o dicono Sciale Boom e Chef Franco, non va bene, o dice Mazzocchi, dice il contrario, allora in realtà. No, però... Scusa, Asso, c'è una differenza. Allora, dire che il Napoli ha difeso bene e la Roma... Puoi dire che la Roma ha difeso bene. Il Napoli non ha difeso perché non è stato mai fondamentalmente attaccato. Allora, cioè, il dissing che non ti aspetti. Scusa, il discorso è questo, Marco, non è difficile. Che la Roma abbia delle difficoltà a costruire, no? E soprattutto quel poco che costruisce manco concretizza, mi sembra abbastanza evidente. Oggi il Napoli sta tutto bello compatto dietro, ordinato, quel poco che provi non te lo fa fare, questo motivo c'è, Jesus e Kim fanno un'ottima partita. Quello che dico io, si fa un processo alla sconfitta della Roma col Napoli, che ci può stare contro questo Napoli di oggi, però non mi sembra che chi l'ha affrontato prima della Roma sia uscito vittorioso con questo Napoli. Mi sembra che gli schiaffoni l'hanno presi tutti, caro Marco. Anzi, noi ne abbiamo preso uno su un Eurogo. C'è gente che ha preso uno, c'è gente che ha preso quattro pere. Basta che si fa parlare. Camelio che dice il fatto suo, come porterà avanti fino a quando non lo troviamo, hai capito? Sotto un crisantemo. No!
capito? Basta essere fatica per essere fatica. Mi sembra che l'altro costo Napoli siano andati meglio. Il Napoli ha triturato tutti quelli che ha incontrato fino ad oggi. Allora, Asso, sono d'accordo con te su tutta questa analisi. Ribadisco il fatto che oggi Napoli non ha difeso perché non ha avuto bisogno di... No, ti sto parlando, chef Franco, ti parlo da un tifoso semplicemente obiettivo, che gli piace il calcio e ti dice le cose come stanno, perché si fanno processi alle intenzioni, alla Roma, ma non mi sembra che chi ci è passato prima da Roma con Napoli sia andato... Però, Asso, ti posso dire una cosa? No, però scusate, io ti voglio dire una cosa. Qui il problema non è che il Napoli non abbia attaccato, il problema è un altro, è che la Roma, che poi quando vuole giocare non di ripartenza o con un'incursione di Zaniolo, non sa fare tre passaggi di fila. Allora Mourinho è un vincente, imposta le partite in un certo modo e magari con l'episodio, come dice lui, l'avrebbe anche potuta vincere, ma la Roma il gioco non ce l'ha. Inoltre il Napoli non è che non ha giocato, che non ha spinto, non a caso tu 5 tiri in porta le hai avuti, però poi c'è stato l'errore di Lozano e credo anche che Mourinho tatticamente all'inizio l'abbia anche vinta su Spalletti, perché Spalletti non riusciva nel gioco che voleva fare, no fammi dire, perché Spalletti voleva i tiri da fuori di Zielinski che non sono arrivati e voleva le incursioni sugli esterni. Dobbiamo andare, ragazzi, 5 minuti, dobbiamo andare anche sulla Lazio, eh? E ti aggiungo una cosa, che nel momento in cui tu scegli Pellegrini con 3-4 e lo metti sullo Lobotka, vuol dire che tu scegli di non ripartire. Cioè il problema di base di Mourinho è che l'ha bloccata e poi dopo non ha... Ma la Roma, ma ripeto, la Roma, io infatti la mia bocciatura non è che va a prendere tutta la Roma, io parlo di costruzione per cercare di far fare al... Non fai tre passaggi e non c'è stata. Poi lascia pure i vegetali che siamo lì davanti, che veramente uno si chiama peggio e l'altro mannaggia, perché Rico dice tanto che succede, Perotti, che è successo ad Abraham, Asso? Che è successo ad Abraham? Stanno a cercare a Stanford, stanno a cercare secondo me il processo, Asso, il processo, come io dico, come no? No, ma è il processo, lo fanno chissà di qua, guardami a me, cioè, di qua lo stanno a fare il processo. No, magari la critica ci sta, perché... Ma la critica c'è, però Sciale, tu non so da quanto vieni qui, purtroppo, non Mazzocchi, ma quello prima di Mazzocchi, veramente un anno e mezzo che rompe, dico io voglio bene a Camelli, lo sa che... Però è un anno e mezzo che continua con sto repertorio, io rispondo solo a Yolanda e a tutti i presenti. No. C'è stata solo una squadra in 11 partite che ha giocato il Napoli, c'è stata solo una cazzo di squadra che a livello di gioco ha tenuto testa al Napoli, e quello si chiama Milan, punto. Sì, ma Stefano, scusa, io vorrei ricordarti, chiedere a loro, Napoli-Bologna, il Bologna ha fatto più tiri di noi a Napoli. Non ma che cazzo me ne frega a me del Bologna, Enrico, io guardo la Roma. Ti sto dicendo, non è che noi siamo diventati, vedi che noi Roma, Mourinho ci fa capire che noi siamo in Lecce, quindi entra Sciaravi, entra Matic, entra Pelotti. Aspetta, quindi sta cazzo di panchina non è così disastrosa, ragazzi, ma la Lazio non c'ha il centravanti, la Lazio non ha il centravanti, ne parlavamo dei cancellieri e noi lui si sta lamentando della panchina. Allora, ma tu te lamenti de Mourinho, tutto quello che ti pare, no? E prendi sempre in causa la Lazio. La Lazio oggi come ha vinto a Bergamo? Enrico, le devi guardare le partite. Con il gioco Sarri gli sta dando un'identità alla Lazio. Appunto. Che piaccia o no, gli sta dando un'identità. E sotto il profilo del gioco, soprattutto perché davanti o con Immobile, comunque s'arrangiano e fanno bene. E ti dico che oggi non manco, è il migliore della Lazio. Non è manco Savic, che ha fatto una partita da sufficienza. Da 6, Savic. E il migliore centrocampista italiano. Il problema è che tu devi cambiare il disco, Enrico, il disco. Hai questo? Vuoi mandare via questo? Chi vuoi? Vuoi prendere quello che ha mandato via il Monza? No, dobbiamo, stiamo analizzando. Ma mandiamo via Mourinho, mandiamo via poi chi cazzo vedi, Francesco? Questo è il problema. No, nel calcio non è che se Mourinho non allena finisce il calcio. Intanto questo precisiamo e raccontiamo ai ragazzi che ci seguono. Però dopo 16 mesi, visto che l'anno scorso, Manfredi, me lo devi confermare, mi dicevano... è il primo anno, dai, il secondo è peggio, ma che non scherzo, per quanto ti possa piacere, vi lascio un minuto poi basta Roma, prego. Per quanto ti possa piacere o no e tu la consideri una coppa di merda, caro Enrico, quell'allenatore che a te non piace dopo 14 anni ti ha portato a vincere, mentre uno festeggiava che possa avere una valenza di meno o di più, come ti pare a te, quello festeggiava, noi festeggiamo, allora, e tu stavi alle 22:30 stavi con i biscotti a dormire dopo il ma come Camelio, lei non ha esultato? No. Ma io sono stato contento, stava in trasmissione così, ancora non ricordo, stava qui, stavo così, stavo oh io ho fatto
l'ultra che vado a me. Ho sempre detto, ma non hai mai speso una parola buona, mai. Ma non devo spendere una parola buona, perché l'anno scorso Roma ha speso 100 milioni, è arrivata, fammi finire, sesta in campionato, ha vinto la famosa Coppa 20 secondi senza VAR, tant'è vero che Mourinho non ci vuole ritornare. Grazie, bene. Già vinta, che ci ritorna fa. No, bene, capito, però detto questo, noi siamo già il primo obiettivo, già l'ha fallito lui, perché doveva arrivare prima in Europa League, l'ha detto lui, così non facciamo gli incontri delle squadre due turni in meno, già il primo obiettivo fallito, non allora, fai tiro in porta. Se ti piace, dato che ci abbiamo messo, se ti piace tanto mandarlo via, vai a questa cazzo di conferenza contro il Verona e lo vai a prendere di petto, così ci mostri che non sei capace solo a parlare su OCV e in radio e lo prendi di petto, se c'hai il coraggio. Vai a prendere questo, senti, ma questa cosa tu la vuoi buttare in prendere. Io ti ho consigliato di non andare perché sennò ti bruci vivo, ti bruci. Ma io ti ho consigliato di non amico, però dato che sei spacciato, vai a prenderlo di mezzo in conferenza. Ci sono nati tutti, Dubato, ci sono nati tutti, tutti, e hanno preso le mascate. Non parlo degli assenti, nel senso, beh, le domande che gli fanno in conferenza stampa, ci manca solo che gli... Camelio andrà in conferenza stampa da Mourinho? Guarda, io ti dico, il direttore di Radio Giovan Battista mi vuole mandare, c'è solo una trattativa in corso che io devo replicare almeno. Quale trattativa? Che non sto facendo io, Augusto ha rotto i coglioni, no, ma non ha detto niente. Ma sta ridendo Augusto, porti rispetto, Ciccione, porti rispetto. Non facciamo bordello. Io gli voglio bene, gli ho detto di non andare in amicizia sul pezzone, detto di non andare, però dato che gli piace far contestatore che cammina, deve andare, allora è arrivato il momento che deve andare. No, no, però Asso, guarda che Enrico è un osso duro, eh. No, perché, ma Fabio non stava dormendo. Però Fabio, lo sai perché non va, perché c'è un direttore della radio, non devo parlare io con la Roma, non c'è stampa. Se mi fanno almeno replicare una domanda, se no quello gli faccio la domanda e mi fa 26 titoli, tu che cazzo sei? Io poi non posso girare più per Roma. E non funziona così. Qualche domanda scomoda. No. Io sono con te. Spacca il culo, fratello, spacca il culo. Allora, facciamo top e flop e andiamo su Lazio-Atalanta. Sai cosa fai prima? Ti porti qui lo chef Franco di Gubbio, gli fai un piccolo sushi. No. Ma perché di Gubbio? Quanto ti piacerebbe mangiare i piatti di chef Franco, vero? Ma non assaggerei mai nulla. Mai! Ma mi dici perché di Gubbio, Fabio? Mi rispondi. Camelio. Di Gubbio? Ma dove cazzo vivi, Camelio? Sei l'unico che non sa la storia di Gubbio, scusa. No, però tu insisti con sto Gubbio. Franco, mi ricorda lo chef di Gubbio, quello famoso lì qualche... Qua mi sei piaciuto, adesso sincero. Ragazzi, comunque noi vi salutiamo. Sì. Forza Napoli, saluto a tutti. Buonasera a tutti. Fabio, un saluto speciale anche a te. Fabio, un abisso, grazie anche a voi, dai. Fabio, un saluto speciale anche a te. Complimenti per i Borselli. Ciao Franco, ci vediamo a Gubbio. Firmato per 20, eh. Ciao ragazzi. Vediamo il 4 gennaio. 4 gennaio. Stoppiamo la corsa, ma che stoppiamo? Ma sai cosa è la differenza tua? Che io l'anno scorso ero ottimista nonostante l'Inter avesse praticamente tolto le basi della squadra che ha vinto lo scudetto, e io invece l'ho messa prima. Quest'anno invece ha avuto un discreto mercato, ma le altre sono troppo forti, io l'ho messa terza. Quindi ci sarà la ripresa dei mondiali, la prima partita è Napoli-Inter, o Inter-Napoli. Ciao chef, migliore in campo del Napoli e peggiore in campo? Allora, migliore in campo Osimhen. Migliore in campo Victor Osimhen. Peggiore se c'era ad agosto, con le spagnole, non è che non c'era, c'era anche Grava, c'era Kim. Esatto, il peggiore non c'è. Hanno fatto tutto un grande. Ciao Shale, ciao chef. Ciao forza Napoli. Ciao a tutti, grazie mille. Seguite Scialeboom su YouTube, punto esclamativo Scialeboom. Allora, Iole, ci dica i suoi. Ciao ragazzi. Ciao. Migliore, visto che hanno già detto Osimhen, dico Kim, perché mi piace moltissimo anche il fatto Sono d'accordo con Iolanda.
dei due ruoli da centrale fa sempre bene, cioè lui gioca meglio dell'altro ruolo di centrale con Rachmani, poi lo devi spostare quando arriva Juan Jesus, fa sempre bene. Se ti devo dire un peggiore, a provocazione ti direi che Oliveira ha sbagliato qualcosina, Zielinski poteva essere più incisivo, e ti dico anche che Lozano, avendo sbagliato parecchi tiri sotto porta, e tra l'altro essendo stata la scelta di Spalletti dal primo minuto, prima ti dicevo che Mourinho secondo me l'ha imbrigliato tatticamente, perché lui sceglie Lozano, ma sono due giocatori diversi rispetto a Politano nel modo di interpretare il ruolo, quindi credo che Lozano, giocando più con gli inserimenti, saltando l'uomo oppure provando la spizzata, non sia stato incisivo come Politano, che non a caso è l'autore dell'assist, perché giocando con i lanci lunghi da parte di Politano per Osimhen, forse avrebbe potuto gestire meglio. Ma chi è? Asso, non ti sento, Asso, non ti sento. 0-1. Dove sei, Asso? Asso, dove sei, Asso? Dove sei? Dove sei? No. Osimhen. 0-1 a casa. Ma soprattutto, ma la domanda che la voglio fare, ma scusa una cosa, ma la terapia è zompata? No, a casa. C'è terapia? Non c'è terapia? Ti sento ragazzo, 0-1 è un insuccio napoletano. Siete una squadra di merda. Siete una squadra di merda. Basta, sì, va in giro col mattarello, ma leva qua la testa, zero. Che fai a sbarcare pure levalo. Ma che schifo è. Dai, mettere un po' di allegoria su, via. Grazie. Tra l'altro, nostro abbonato da un anno, quindi lo saluto e gli voglio anche bene. Andrea, prego. La tessera del PAM, hai visto? Andava in giro con la tessera del PAM per i punti da spesa. Senti, io top e flop, Andrea. State parlando di top e flop? Eh? Sì, perché sì, io mi andava via la linea a un certo punto. Sì. Ma, dici tu. Nella Roma, nella Napoli sicuramente Osimhen, e sì, direi Camara per quanto riguarda come top. Sì. Flop, non mi è piaciuto Zielinski, secondo me ha sbagliato troppi palloni, e Smalling. Cazzo, Smalling, ha detto Ebra. Non sono d'accordo. Harry Asso, che poi andiamo tutti, sulla Lazio. Allora, poi scusami, che siccome so che non mi farete parlare più, volevo ricordare a Enrico, che giustamente oggi critica la Roma per i non numeri che fa, che alla Roma mancano i due giocatori più importanti del mercato. Uno da inizio campionato, che è Wijnaldum, e uno da un mese, che è Di Bala. Fermati, non scappare. Fermati, Andrea. Fermati. No, dobbiamo andare. Al volo. L'Atalanta Zapato Palomino, la Lazio Immobile, la Juve Pogba, Di Maria Chiesa, Lukaku e Brozovic per l'Inter. Smettiamolo con questa cosa. Gli assenti ce l'hanno tutti. Ti ho dovuto fare tutto, volevo fare. Il Napoli no. Scusa, Enrico, che ti presenti col foglietto. Come i scolaretti, io ti sto dicendo che tu hai il giocatore più importante, i due giocatori più importanti del tuo mercato e della tua rosa, ce l'hai fuori. Tu ti renderai conto dell'importanza di Wijnaldum dopo un mese e mezzo che avrà giocato. Ma perché l'Atalanta non è comodo Zapata, gente, Lukaku, ragazzi, ma perché dite queste cose? Ma stavolta ti appresta molto. Infatti probabilmente l'Inter potrebbe avere qualche punto in più. Gli stanno mancando. Beh, c'è da dire, ma Harry. Wijnaldum e Dybala non sono d'accordo. Penso che uno se la debba prendere un pochino con giocato del mercato, perché se tu fai il lavoro, raga, però dobbiamo è normale che poi dopo quelle figurine che si top e flop di tutti, chi è che non le ha detto? Basta. Ma anche il top e flop di cinese, ma stai scherzando? Cinese, prego. Perché cinese? Aglio, top del Napoli, con me Spalletti. e della Roma? È della Roma, top sempre. È nostro, Fabio, lui è nostro, comunque. Ecco il profilo Instagram, andatelo a seguire.
ma tu fai provini prima di... Che fai? Lei come mai l'ha notato, maestro? Con che video ha detto lui è uno di noi? Allora, io purtroppo, per fortuna, quando vado sulla ricerca di Instagram, mi appaiono tutti gente che fa il... Quindi, quando vedo qualche foto attraente, io subito mi ci Ah, quindi per la foto, diciamo, l'ha chiamato. Sto capendo tutto, mi sto riagganciando al discorso che abbiamo fatto all'inizio con Yolanda. Sto capendo tutto, ho capito tutto. Ho capito, sempre lì, Mario. Visto questa foto, ho detto lo devo chiamare. Essere consapevoli del proprio valore. Quello è il problema. Io e Yolanda ci siamo.